E benvenuti a tutti, io sono Marco Chiffi, questo che state ascoltando è 200esimi, questa è la prima puntata di questo nuovo programma su RKO e speriamo che, insomma, come essendo una prima puntata, ovviamente ci sono sempre piccoli problemi tecnici, ma speriamo di arrivare alla fine, insomma, in maniera assolutamente più tranquilla del solito. E oggi prima puntata, come dicevo, saremo insieme ogni venerdì alle 15 in diretta su RKO e in podcast praticamente subito dopo su Spreaker. Basta andare o direttamente su Spreaker per cercare RKO e quindi 200esimi, oppure andare sul nostro sito rkonair.com, dove ci sono tutti i programmi, ci sono tutte le specifiche dei programmi, eccetera, eccetera, eccetera. Potete ascoltare ovviamente sia le repliche di questo programma che anche ovviamente tutti gli altri programmi di RKO. Allora, perché intanto cominciamo con le presentazioni, diciamo, perché questo nome? E l'espressione my two cents in realtà è un'espressione americana che è molto diffusa, che significa praticamente 200esimi, la mia opinione vale 200esimi, questo è il mio contributo, non vale niente, ve lo prendete così com'è. Ma oltretutto questo è un programma che si ispira anche ideologicamente ai Ramini, i nostri adorati Ramini, le monetine da 1 e 2 centesimi, che non so se sapete, ma dal 1 gennaio 2018 non sono più prodotte dallo Stato, cioè non vengono più prodotte, sono ancora in giro, sembra che ce ne siano ancora 7 miliardi in giro, si parla di insomma di cifre enormi, ma lentamente, insomma, verranno smantellate. E voi chissà che cosa ne fate dei vostri centesimi, dei vostri ramini che avete in casa, magari fatemelo sapere, fatecelo sapere. Io vi ricordo che abbiamo anche un WhatsApp che è il 351-677-6164, il WhatsApp di RKO. Allora, questa intanto puntata assolutamente speciale, perché è la prima, ovviamente tutte le cose belle sono sempre speciali all'inizio, ma anche perché è una puntata dove parliamo di radio e lo faremo con Massimo Cotto, personaggio incredibile, ma ne parliamo dopo. Nel frattempo noi ci ascoltiamo primo brano di oggi, un brano dei Jungle, una band incredibile, se non la conoscete assolutamente, intanto adesso vi beccate un brano, ce l'ascoltiamo insieme, dopodiché approfondite. Io vi consiglio anche di andarvi a vedere dei Jungle, un bellissimo live su KEXP, su YouTube, un set live che hanno fatto, bellissimo. Noi intanto cominciamo questa prima puntata con Heavy California dei Jungle. Benvenuti, questo è 200esimi e questa puntata si intitola come fare radio ed essere felici. We'll be right back.
Jungle qui su RKO, qui a due centesimi, questa prima puntata. Allora cerchiamo un po' di rompere il ghiaccio, di parlare anche del perché questa puntata si intitola, è dedicata alla radio e si intitola appunto Come fare radio ed essere felici. Allora, perché parlare di radio? Perché innanzitutto è una cosa che mi piace, che ci piace anche qui su RKO, la facciamo ovviamente con grande passione, ma soprattutto un motivo importante è che la radio in tempi di Covid, in tempi di pandemia, è stato un mezzo, soprattutto nel precedente lockdown, è stato un mezzo molto importante, perché sono aumentati tantissimo gli ascolti. E paradossalmente la gente, invece che ascoltare, guardare la TV per esempio, o dedicarsi esclusivamente ai social, ha imparato a riascoltare la radio, soprattutto stando a casa. Infatti sapete che la maggior parte degli ascolti radiofonici passano ovviamente da un ascolto in auto, si definisce drive time, sono tutte quelle fasce orarie dedicate appunto all'ascolto principalmente dall'auto, di gente che magari va al lavoro, di gente che si sposta. Si è passati al cosiddetto sofa time invece, cioè dei momenti in cui la gente praticamente ascoltava la radio stando così seduta sul divano nella propria casa, ovviamente data la quarantena. E la cosa interessante è che sono aumentati molto, è aumentato molto il traffico in percentuale dell'ascolto radiofonico, ed è stato un dato molto particolare per quel che riguarda quantomeno l'ascolto della radio FM. Distinguiamo, cerchiamo anche di dare un po', di fare un po' di ordine tra radio FM, tra web radio, tra podcast. I podcast sicuramente li rivedremo, ne parleremo in maniera approfondita più avanti, in qualche prossima puntata. Per adesso ci dedichiamo più che altro a quello che significa radio FM. Tra poco ne parleremo con Massimo Cotto. Un'altra cosa interessante che volevo raccontarvi, si tratta di un evento abbastanza particolare, molto molto nazional popolare, che è stato I Love My Radio. Probabilmente, se minimamente ascoltate le radio FM, almeno i grandi network, vi sarete accorti di questo evento delle scorse settimane. È stata una rassegna, diciamo, possiamo dire una rassegna, che si è conclusa domenica 11 ottobre in serata, e con un grande evento online, on air, non so come potremmo definirlo. Praticamente tutte le più grandi radio italiane, da Radio DJ a 105, Radio Freccia, Virgin, eccetera, e hanno trasmesso in diretta un evento musicale finale, dove ci sono stati tantissimi artisti che hanno insomma cantato dal vivo diversi brani. Interessante però il punto di partenza di questa rassegna, che è nata prendendo spunto dall'anniversario dei 45 anni dalla liberalizzazione delle frequenze radiofoniche, che significa che 45 anni fa sono di fatto nate le radio libere, le cosiddette radio libere, che poi sono diventati grandi network radiofonici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in occasione di questo anniversario dei 45 anni, tutte le grandi radio FM del nostro paese si sono messe insieme, hanno creato questo progetto, un progetto che ha coinvolto diversi artisti
artisti italiani che hanno fatto delle cover sostanzialmente di brani italiani, che poi andavano votati dagli ascoltatori per stabilire la canzone più rappresentativa degli ultimi 45 anni di musica italiana, che una volta era musica leggera italiana, oggi non si sa nemmeno più come etichettarla. E, appunto, vi dicevo, un evento molto nazional popolare, perché diciamocelo francamente, forse non era proprio il non era così interessante ascoltare la cover di un artista X rifatta da, oltretutto, i brani, a parte brani storici, c'erano anche brani abbastanza recenti, quindi erano delle cover anche di brani di artisti assolutamente vivi che ancora producono brani, eccetera, eccetera. Insomma, una situazione abbastanza particolare, come vi dicevo, nazional popolare, perché poi c'è stato l'evento con tutti Amadeus, Gerry Scotti, tutta sta roba qui di gente che ha voluto dire la propria. La radio, soprattutto negli ultimi anni, poi è diventata, suo malgrado, sta diventando quasi più assimilabile alla TV che non alle vecchie radio libere, perché sembra che ormai di libero non ci sia proprio granché. Però era interessante questo, soprattutto l'anniversario e il fatto che, tutto sommato, apprezzabile il gesto da parte di tutti questi network di mettersi insieme per fare un progetto del genere. Esiste un sito, I Love My Radio, ma provate ad andare a vedere se vi va di ascoltare qualche cover. Io ci sono delle cover terribili, come quella di Biagio Antonacci che rifà Centro di Gravità Permanente di Franco Battiato, assolutamente meglio l'originale. Comunque, ripeto, progetto abbastanza interessante, magari lo replicheremo via web, sicuramente con molta più libertà, con altre web radio come la nostra. Allora, ci ascoltiamo, facciamo così, ci ascoltiamo un altro brano, poi chiamiamo Massimo Cotto e parleremo con lui ovviamente di radio, di web radio, di tantissime cose, del suo ultimo libro, veramente di tanta tanta roba, e ci ascoltiamo per adesso un brano dei Salt, che sono un collettivo incredibile, non si sa realmente chi ci sia dietro a questo progetto. Hanno comunque fatto dei dischi pubblicati addirittura a giugno, il precedente disco pubblicato su Instagram. Quello che si sa è che mescolano tantissimi generi musicali e le tematiche della loro musica riguardano molto i diritti civili, soprattutto degli afroamericani, quindi tutto legato al movimento Black Lives Matter, eccetera. Ci ascoltiamo questo brano che si intitola Free, è tratto dal loro ultimo disco, brano incredibile, ce l'ascoltiamo insieme, poi ritorniamo qui con Massimo Cotto. Mi raccomando, rimanete sintonizzati. Don't need a hero anyway, although I really like your style. Don't need a hero anyway, even
Sono veramente, veramente felice di avere ospite oggi un pezzo di storia del giornalismo musicale italiano e anche della radio italiana, lo possiamo dire, che è Massimo Cotto. Ciao Massimo, benvenuto. Ciao, grazie, mi sono spaventato quando hai detto un pezzo di, pensavo che finissi male, invece un pezzo di storia va bene. Ok. Allora, ci stavo pensando anch'io mentre lo pronunciavo, poi ho detto no, suona un po' strano, ma lo teniamo lo stesso. Allora Massimo, intanto come stai? Tutto bene, tutto procede, mani sulle palle come sempre visto il periodo, ma insomma continuiamo, andiamo avanti. Oltretutto tu fai sempre decine e decine di cose, insomma sei autore, scrittore, speaker, quindi... Ma sai, la cosa bella in assoluto secondo me è macinare chilometri anche solo metaforicamente. Questa è la grande lezione che mi aveva dato Renzo Arbore quando ero ragazzo, io cercavo di abbeverarmi a lui e rimanevo attaccato fino a quando non mi cacciava da casa per andare a dormire e la cosa che uno dei suoi insegnamenti è stato proprio questo, cioè cercare di fare tante cose, di tenere aperte tante finestre in modo tale che dovesse succedere che un giorno va in crisi un settore e ci sono sempre gli altri. Sì. Tieni presente che adesso questa cosa va bene, ma quando ho iniziato io, stiamo parlando subito dopo la guerra punica, si pensava in maniera diversa, cioè in quegli anni, io sono, diciamo che siamo nella prima metà degli anni Ottanta, si diceva che la cosa da fare era saper fare una sola cosa ma bene, quindi si andava verso, come dire, il perfezionismo in un campo solo, e per fortuna io ho accettato il suo insegnamento, insomma il suo consiglio, perché oggi sarebbe impossibile fare una sola cosa, sarebbe molto rischioso comunque. Assolutamente sì. Oltretutto tu hai cominciato giovanissimo in radio, giusto? Erano altri anni, quindi ho avuto la fortuna di fare intanto un po' di gavetta, ma poi neanche tanta, nelle radio, come si chiamavano allora, le radio private o le radio libere, come avrebbe proprio detto Ligabue in Radio Freccia. Ho iniziato a 17 anni, quindi in un'età in cui hai un entusiasmo clamoroso e hai soprattutto il vento alle spalle, perché quando hai 17 anni non senti la fatica su niente, quindi hai l'incoscienza dell'adolescenza e in più sai che puoi anche permetterti di sbagliare, perché in quegli anni lì, insomma, sono gli anni di formazione e più errori accumuli e più sai dove non devi andare in futuro, e questo è poi servito negli anni a venire. Come ti sei avvicinato alla radio? Come è stato il primo approccio? Oltretutto parli di una gavetta abbastanza breve, perché tu circa, se non sbaglio, intorno ai 20 anni eri già in Rai, già Stereo Notte tra l'altro, no? Ma guarda, io avevo 17 anni e giocavo a basket, era una promessa del basket, quindi il basket è stata la prima cosa che mi ha dato un senso di appartenenza, che mi ha fatto capire la bellezza di giocare con qualcuno, ma anche per qualcuno, come diceva in Coney Island, Baby Lou Reed, I wanna play football for the coach, volevo giocare a football per l'allenatore. Un giorno mentre vado all'allenamento in macchina, non avevo ancora la patente, quindi mi accompagnava il papà di un amico, sento che c'è una persona alla radio che parla e che dice cose che non capisco, e tu sai che tutte le volte che qualcuno dice delle cose che noi non capiamo, siamo in qualche modo attratti. A meno che non si parli di politica, e quindi io rimanevo affascinato da queste cose che lui diceva, che in quegli anni erano inusuali in una radio, tutta la redenzione che ti posso offrire sotto lo sporco cofano di questa macchina, queste due corsie ci porteranno ovunque, fino a quando è partita l'armonica di Thunder Road di Springsteen, ho ascoltato la canzone che io non conoscevo, ho capito che lui stava, questo DJ di cui non ho mai saputo il nome, stava imbastendo una storia parafrasando proprio il testo della canzone, e allora io ho detto io voglio fare questo, voglio raccontare storie, voglio andare alla radio, quindi sono andato nell'unica radio libera che c'era ad Asti in quegli anni, che era Radio Asti appunto, e per un paio d'anni ho fatto quello, poi ho fatto un concorso per entrare in Rai all'epoca, ma nemmeno per entrare in Rai, per avere una trasmissione in Rai, per poterla condurre, e all'epoca i concorsi erano un po' diversi rispetto a quelli attuali, anche se si parlava solo di una trasmissione radiofonica, c'era una parte scritta,
poi c'era una parte di cultura generale, poi c'era un primo colloquio di mezz'ora e poi facevi la simulazione di un programma di 20 minuti e poi da lì è iniziato tutto. Incredibile, perché oggi non, è impensabile, no? Che solamente po relativamente pochi anni fa, insomma, c'erano un po' questi meccanismi che forse erano anche un po' più meritocratici, se vogliamo, rispetto magari a Ma come guarda, sono allora adesso. di sicuro se tu avevi studiato, se tu avevi qualcosa da dire, pur nell'ingenuità dei tuoi anni era più facile dimostrarlo. Io ho avuto la fortuna, mi è capitato di incontrare una ragazza che era perfetta sotto tutti i punti di vista, questo è successo, credo, 3 anni fa, 2 o 3 anni fa. Colta, però con quell'abilità di parlare in maniera semplice, non di far cadere le citazioni come se fossero, no? Il Certo. Monte Athos, che conosceva la musica, che cioè, tra l'altro anche molto bella, molto, cioè perfetta, e giustamente con i problemi che ci sono oggi, cioè oggi entrare in un network è veramente molto, molto difficile, quindi devi provare a fare radio in una radio piccola, ma il travaso e l'attesa per avere un'occasione importante a volte è davvero molto lunga. Questo anche un po' mi interessa, nel senso che sicuramente oggi è necessario fare molta più gavetta, però appunto il travaso di cui parli forse veramente è molto difficile, forse anche impossibile, forse anche perché oggi le radio, soprattutto i grandi network, sono anche cambiati tantissimo negli ultimi anni, no? Ma sono cambiati tanto, poi non c'è mobilità. Allora, quando tu vuoi capire lo stato di salute del mercato, in genere guardi due cose. Discograficamente parlando, guardi quanto è importante il mondo degli indipendenti. Quando è molto importante, vuol dire che la situazione è rosea, e quando invece sono le major a dettare legge, vuol dire che insomma. C'è poca alternativa. E poi quando c'è mobilità, quando tu puoi passare tranquillamente, come succedeva una volta, da una radio all'altra. Io ho fatto 20 anni di Rai, poi ho fatto un anno a Radio 24, poi ho fatto 4-5 anni a Capital, poi sono andato a Virgin, cioè c'era la possibilità di spostarsi da Certo. una parte all'altra. Oggi questa cosa qui non c'è, ma lo dico anche sulla mia pelle, cioè ogni tanto io mi fermo a pensare. Ma se io domani dovessi per qualche motivo entrare in contrasto con la dirigenza di Virgin, dovessi insomma essere licenziato, non dovessimo rinnovare il contratto, ci sarebbero comunque delle difficoltà. È cambiato il mondo, ci sono molte meno possibilità, ma continuo a pensare, perché altrimenti sarebbe la fine, lo dico ai giovani, perché io purtroppo sono Ma paleozoico non è vero, non è e vero. Se per l'esperienza che hai no. sei paleozoico, ma no, non No, anagraficamente, ma sicuramente. allora veramente io sono sconvinto che i treni passino per tutti. Il problema, o meglio, l'importante è farsi trovare in stazione quando il treno passa, perché un tempo avevi più possibilità, oggi magari ne hai soltanto una. Se te la giochi male, poi è dura. Sì. Eh sì. Pensa ai cantanti, no? Sì. Oggi vogliono tutti arrivare al Festival di Sanremo. E io fatico, dopo aver fatto 10 anni da direttore artistico o da presidente della commissione che sceglieva i giovani da andare a Sanremo, faticavo sempre a spiegare a loro che Sanremo è veramente un grande pericolo, una bomba orologeria, perché se le Certo. cose vanno bene ti cambia la vita, ma se vanno male è come a Monopoli, tu stai fermo, ma non un giro, 2 o 3 anni. Pensate. Faccio l'esempio di Mahmood, che ho avuto la fortuna di portare io a Sanremo la prima volta quando arrivò terzo fra i giovani. Da quando andò a Sanremo la prima volta portato da me, a quando poi tornerà a farsi vedere e poi a vincere con soldi, sono passati 3 anni. 3 anni nei quali lui discograficamente, musicalmente, non è esistito. Certo. Quindi, e la canzone che aveva portato Sanremo quando c'ero io, per me era bellissima, poi ha avuto meno fortuna di soldi. Insomma, il successo è una conseguenza di quello che tu fai e naturalmente bisogna avere, rispetto ai miei anni d'oro, cioè rispetto alla mia adolescenza, molta più fortuna. E oggi, secondo te, la radio italiana, per come è
oggi organizzata funziona ancora nella promozione degli artisti emergenti, comunque di quelli che sono veramente i talenti, no? Noi abbiamo visto negli ultimi anni l'esplosione di talent, forse oggi è un po' meno, però sono sempre molto i social network anche a volte anche a decidere vita e morte di determinati artisti. La radio in questo senso funziona ancora oppure è solamente magari un contenitore dove trovano sempre più spazio più o meno i soliti grandi artisti affermati? Allora, purtroppo e per fortuna funziona ancora e spiego bene i termini che ho usato. Per fortuna perché ci lavoro e quindi va bene. Si rivolge però a un tipo di musica che ha già avuto un minimo di riconoscimento. Cioè è difficile che i network ti passino se tu sei uno sconosciuto totale. Certo. Che è quello che hai detto tu. Quindi quello che manca, ed ecco perché ho usato la parola purtroppo, quello che manca è tutto un mondo, diciamo, di prima fascia che prenda gli artisti e che li conduca ad avere un minimo di visibilità, in modo tale poi da essere catturati dai network che difficilmente si avventurano a promuovere degli artisti sconosciuti, Certo. a meno che non ci siano, anche lì poi il discorso si fa lungo, a meno che non ci siano delle joint venture discograficamente parlando dietro. Certo. Quindi oggi non ci sono più i direttori artistici di una volta che girano l'Italia per trovare nuovi talenti dal vivo e il palcoscenico rimane sempre per me il luogo ideale per capire se un ragazzo ha talento o meno. E quindi anche i cantanti, anche i gruppi, magari fanno una gavetta incredibilmente lunga, alcuni di loro magari si fermano perché si stancano, perché decidono di andare altrove, e soprattutto questo è un mondo dove tutti sono convinti che si deve avere successo quando sei proprio giovane, giovane, giovane. Ricordo Sì. che Ligabue, con cui ho fatto l'ultimo libro, ha inciso il primo disco che aveva 30 anni, Sì. 30. È Sì. un'età oggi giudicata folle. Sì, assolutamente. No, mi fa pensare anche il discorso sul live, sul palco, no? Che comunque è una dimensione che negli ultimi mesi è stata completamente azzerata, diciamo rovinata da questo disastro che stiamo vivendo. Però ecco, resta comunque probabilmente quella ancora oggi la dimensione ideale per vedere davvero il valore di un artista, nonostante ho letto l'altro giorno di diciamo consigli che si davano ai giovani artisti, che era sì, dedicatevi al lavoro, a farlo bene, ma soprattutto dedicate i 2/3 del vostro budget alla promozione per farvi conoscere. Però in realtà probabilmente ancora oggi poi alla fine è il palco che ha l'ultima parola, prima del pubblico, Ma ovviamente. vedi, ma è giusto anche come insegnamento di dedicare tempo a farti promuovere, ma perché? Proprio perché oggi nessuno viene più a vederti dal vivo. Un tempo scattava il passaparola, se c'era uno bravo, correvano tutti a vederlo e correvano anche i manager, i discografici, i responsabili delle label piccole oppure più grandi. Oggi invece non succede quasi più. Non succedendo più, è difficile per un gruppo cercare di farsi notare. Qualche anno fa ci siamo illusi che i social, ma più che altro direi internet, più che i social, abbattendo la distanza tra il pubblico, tra il consumatore e il produttore, quindi tra il pubblico che faceva musica, potesse aiutare. Tutto giusto, ma in linea teorica, perché se tu metti sulla stessa piattaforma milioni di persone, poi è difficile andare a individuarle. Certo. Aggiungo anche che ci sono artisti, non so, faccio un esempio che possono essere Pilar, ad esempio, che è una ragazza a Roma, Sì, oppure sì. insomma, tanti altri mi vengono in mente, che sopravvivono più che dignitosamente con l'attività live, pur senza aver mai avuto dei dischi, tra virgolette, di successo. Quindi il live è sempre stato fino a
all'arrivo della pandemia è sempre stato il motore di sopravvivenza dei ragazzi. Ecco perché Certo. oggi siamo in crisi naturalmente non per i grandi nomi, ma siamo in crisi perché tutte quelle persone che avevano la possibilità di continuare a fare musica guadagnando magari poco a sera, però per tante sere, oggi non riesce più a farlo. Tu hai scritto valanghe di libri, recentemente anche un libro sui concerti appunto live, e sei anche proprio un appassionato delle storie dietro ai dischi, dietro alle canzoni, dietro agli artisti. Tu come te la vivi questo fatto che negli ultimi anni non si parla tanto più di album quanto proprio di singole canzoni? Appunto, tornando al discorso di come internet ha un po' cambiato il modo anche di ascoltare, ma anche di conoscere, diciamo, gli artisti. Oggi, paradossalmente, forse basta anche una canzone, buona invece che un intero disco per magari riuscire a Sì, farsi sai, conoscere. io vengo da un mondo, non sono mai stato nostalgico, quindi non ho mai pensato che il mio passato fosse la mitica età dell'oro, perché quando siamo, tutti noi siamo legati alle canzoni che abbiamo ascoltato durante la nostra adolescenza e ci sembrano più belle di quelle che sono venute dopo. Però è innegabile che il rock, che è il mio punto di riferimento, ma anche il mondo dei cantautori. Io sono nato nel 1962, quindi negli anni 70 e gli anni 80 avesse una valenza clamorosa. Pensiamo addirittura al decennio precedente. Ti faccio solo due esempi. Stairway to Heaven dei Led Zeppelin non è mai stata pubblicata su 45 giri, non è mai uscita come singolo, eppure è da molti giudicata la ballata più importante e più bella nella storia del rock. Janis Joplin, che è stata la più grande cantante del decennio, è andata in testa alle classifiche una sola volta con Me and Bobby McGee, che è uscita postuma dopo la sua morte. Cioè, quelli erano anni in cui funzionava l'album, quindi l'album era davvero un album di fotografie, cioè le canzoni erano importanti. Oggi l'album è spesso una raccolta di singoli quando esce, oppure è come dire, vabbè, è giusto per farti capire che esistiamo, no? E Certo. quindi facciamo uscire un album, con qualche eccezione, naturalmente. Oggi si vive di canzoni, hai ragione, purtroppo si vive di canzoni anche liquide, cioè a volte non esiste neanche più il supporto, e questo fa sì che molti discografici, che devono portare a casa la pagnotta, quindi li capisco, abbiano smesso di ragionare in termini di carriera e ragionino in termini di canzoni. Questo penalizza alla lunga l'artista. Faccio notare così, la prima cosa che mi viene in mente, il primo artista, De Gregori, è uno che ha fatto un primo album, Theorius Campus, con Venditti, poco successo. Poi ha fatto Alice non lo sa, successo nullo. Poi oggi ci ricordiamo Alice, ma ha avuto successo in un secondo momento. Terzo album, quello che si chiama l'album della pecora, perché c'era una pecora in copertina. L'album si intitola in realtà Francesco De Gregori. Anche lì nessuna canzone che ha avuto un successo clamoroso. Quarto album, Rimmel. Cioè lui è arrivato al successo al quarto album. Sì, Un tempo succedeva così, avevi la certo. possibilità, lo dicevo prima, anche di sbagliare, di crescere, di affinare il tuo percorso e poi alla fine di piazzare la zampata. Oggi sembra un po' che il percorso uno se lo debba fare un po' prima per i fatti suoi, sotto traccia, prima anche di confrontarsi forse con il pubblico, no? Questo è vero, ma aggiungo anche che molti ragazzi non hanno il senso della fatica, questa cosa qua, a me spiace molto dirla, ma io la devo dire, cioè la fatica è parte del percorso, cioè il talento non è sufficiente, è una condizione necessaria, ma non è sufficiente. Il talento è come il profumo prima della torta, il talento ti fa arrivare a bussare alla porta, ma non te la fa buttare giù, non te la fa aprire. Se tu non hai l'applicazione costante, non vai da nessuna parte. Come quando vai in palestra, no? Se tu vuoi farti i muscoli, cosa che io non ho più da anni, lo fai allenandoti tutti i giorni. Certo. Io faccio 6 km al giorno di media. Quando salto qualche giorno perché ho degli impegni, se salto una settimana, quando riprendo, fatico un po' di più rispetto a Sì. prima, cioè è assolutamente naturale. Quindi
E poi un altro consiglio, che poi detesto i consigli, ma insomma un'altra frase che vorrei dire è: se tu sei un giovane artista, ricordati che il tuo migliore amico deve diventare il cestino. Mentre invece, quando sei giovane, ti costa una fatica incredibile buttare via qualcosa che tu hai scritto. E le canzoni non è che nascono così finite, eh. Ci sono artisti che hanno, per arrivare a un capolavoro, l'hanno riscritta 60 volte. Certo. E questa è anche una cosa da considerare. Oggi siamo tutti un pochettino viziati, come quando andiamo a un colloquio, la prima cosa che chiediamo è quanto si guadagna e non com'è il lavoro. Eh sì, eh sì. Senti, tornando un attimo al discorso della radio, eccetera, oggi sono tantissime le radio web, noi anche come RKO siamo una web radio. Cosa, secondo te sono un valore aggiunto per i tempi in cui viviamo? Qualcuno le ha anche paragonate alle radio pirata, appunto, le radio libere degli anni 70? Beh, intanto sono l'ultimo avamposto di libertà rimasta, l'ultima sacca di resistenza quasi gaelica. Cioè, quando tu hai una web radio, naturalmente non è che hai la libertà totale al 100%, però puoi fare quelle cose che ormai nei network è, direi, impossibile fare o quasi impossibile fare. Quindi le web radio non sono soltanto. Poi c'è chi è più bravo, chi è meno bravo, chi sviluppa, chi è più coraggioso, chi invece cerca di scimmiottare le radio normali. Ma facendo un discorso generale, per me le web radio, che sono il futuro, non sono un valore aggiunto, ma sono in realtà il valore primario, perché sono quel movimento di base che garantisce. Intanto una pluralità di voci, perché purtroppo i network sono abbastanza simili uno con l'altro. Adesso io Eh sì. lavoro per una radio che ha un solo competitor, quindi siamo in due, c'è cioè Virgin Radio e Radio Freccia, per cui insomma non, però le altre radio, diciamo che con qualche piccola diversità, ma insomma si assomigliano un po', no? Certo. E hanno le loro caratteristiche, ma poi alla fine, se vai a vedere, insomma, Ligabue lo passano tutti, e quindi mentre invece le web radio hanno la possibilità ancora di incidere sui gusti, soprattutto dei più giovani, mentre invece i network a me sembra che a volte perdano qualche colpo. Faccio sempre un discorso, sempre per non offendere nessuno, generale e con valori medi, quindi non sto parlando Certo. in particolare di uno o dell'altro network. Allora, il 6 ottobre è uscito per Mondadori il tuo nuovo libro che si intitola È andata così, che hai scritto con Ligabue e che racconta un po' attraverso i tuoi testi, foto, aneddoti, eccetera, tutta i 30 anni di carriera di Ligabue. Com'è nato questo libro? Perché mi sembra di aver capito che è nato durante la quarantena, ha avuto una genesi un po' particolare. Ma allora, Luciano aveva voglia di raccontarsi, cosa che non ha mai fatto prima. Sono usciti molti libri su di lui, alcuni anche molto belli, che però contengono degli errori, leggende metropolitane che sono passate di bocca in bocca e di libro in libro, fino a diventare quasi verità. Quindi una volta, mentre io ci siamo seduti a Correggio, io gli propongo di fare il libro definitivo, visto che erano 60 anni di vita, 30 anni di carriera, ho detto dai, cifre tonde, facciamo un po' il punto, no? E lui mi ha detto: sì, ma vuoi la realtà o la leggenda? Che è una frase, una domanda anche difficile, come la risposta è difficile, perché a volte la leggenda è più affascinante della realtà. C'era un vecchio film che appunto dicevo: quando la leggenda vince sulla realtà, si stampi la leggenda. Allora, io gli ho detto: ma no. Invece facciamo un libro dove si fa piazza pulita di tutto quello che di inesatto è stato detto. La mia verità, insomma. Visto che sei l'unico che la puoi raccontare, essendo tu Ligabue. E ci vediamo quindi a Correggio, cominciamo a lavorare nella mitica stanza rossa di Cadipom, che è il suo rifugio, dove sono nate fra l'altro molte delle canzoni di Buon Compleanno Elvis.
torno a casa con un sacco di mi venivano a chiamarli nastri, ma non sono nastri, insomma, di registrazioni digitali. E il giorno dopo Asti diventa zona rossa, io vivo ad Asti. E dopo qualche tempo chiude tutta l'Italia, no? C'è il lockdown. Quindi ci troviamo nelle condizioni di non sapere come andare avanti. L'idea di base era uscire alla vigilia di Campovolo, nessuno poteva immaginare che sarebbe stata annullata come data. E quindi abbiamo cominciato a scrivere da casa. Quindi in tutti i miei libri passati io parlavo con i musicisti, registravo, poi scrivevo, passavo a loro quello che avevo scritto e loro mi dicevano: ma questa cosa qui, questa cosa no, questa cosa qui, bim bum bam. E invece in questo caso la parte, diciamo, di Ligabue è stata davvero scritta da lui, perché li scriveva con lunghissime mail. Va anche detto che è stato divertente, perché diciamo che per le prime 2 settimane lui si dimenticava regolarmente di mettere l'allegato, quindi poi mi chiamava dopo 3 ore, ha detto: hai letto? Io ho detto: avrei voluto, ma non hai messo l'allegato. E quindi c'è questa. Fantastico. E alla fine poi è nato questo libro. Che si intitola, lo ricordiamo, è andata così, è già disponibile insomma in tutti gli store online, ma noi consigliamo sempre di andarlo a comprare in libreria perché almeno le teniamo vive un po' le librerie. Oltretutto tu, Massimo, hai scritto, ho visto su Wikipedia, hai, cioè, una roba come 70 libri, cioè Sì, ma una come roba dico sempre, per enorme. drammatizzare, non li ho letti tutti. E quindi, no, ma sai, scrivere. Io ho avuto la fortuna di iniziare, come ci ho detto prima, da giovane. E ci sono due cose nel mio lavoro, tre cose che sono assolutamente impagabili, che non, chi non le ha mai provate non può sapere che cosa significhino. La prima è quando si accende la luce rossa e tu devi parlare in radio. La Sì. seconda è quando sali su un palco, hai davanti delle persone e non sai come reagiranno, perché poi sì, adesso va bene tutto, però c'è sempre un pubblico che a volte è più freddo, uno più caldo, uno, e quindi il primo momento in cui tu sali sul palco e il momento in cui tu capisci che la gente ti sta seguendo e che è, uso l'espressione forte, nelle tue mani, è un momento impagabile. Il terzo momento è quello in cui scrivi. E io, ad esempio, con mia moglie, non che fatico, ma ridiamo sempre su questa cosa qua, perché quando magari ci capita di passare, non so, nelle città e rivedere in vetrina un mio libro, lei mi dice: ma dai, ma dimmi, ma cosa provi? Non sei fiero? Ho detto: sì, sono fierissimo, ma il momento di godimento totale, assoluto, è solo quello della scrittura. Cioè, scrivere ti dà un piacere che è immenso. Poi è chiaro che vedere il tuo risultato ti fa piacere. E Certo. questo hai fatto bene a ricordare, sono felice se lo comprano andando nelle librerie, perché è massiccio, è voluminoso, è grosso, è un libro di quelli che fa anche piacere tenerlo in mano. Il table book, come si Sì, cioè dice, uno di quei, ma dato. va benissimo tutto, vabbè, però diciamo che non è, tant'è che abbiamo deciso questo formato una volta capito che non avremmo potuto fare Campovolo, perché in origine la presentazione doveva avvenire alla vigilia di Campovolo, quindi l'11 di settembre, Sì. con una grande festa sul palco e dove si poteva vendere ovviamente questo libro e chi voleva lo comprava. E lo portava dentro, ma non avrebbe mai potuto portarlo dentro con le regole di oggi e metterlo in uno zaino, perché è talmente grosso questo libro rispetto alle cose che abbiamo deciso questo formato solo dopo aver capito che non ci sarebbe stato Campovolo. Ma oltretutto, mo' una curiosità, ma tu in che orario della tua giornata solitamente scrivi, se c'è un orario specifico? Perché Ma tu allora io oltretutto scrivo. fai, su Virgin fai il programma al mattino, quindi immagino che ti sveglierai all'alba proprio Mi sveglio ogni alle giorno. 4, Mamma mia. mi sveglio alle 4 e poi prendo la macchina e vado. Adesso in questi giorni trasmetto da casa per ovvie necessità, però in genere mi sveglio alle 4, prendo la macchina, vado a Milano, faccio la diretta dalle 6 e mezzo alle 9 e poi torno a casa. Questo è un po' faticoso, adesso, cioè, è il lavoro più bello del mondo, però un po'.
cioè, ti procura della fatica. Quando ti metti a scrivere, la fatica passa, o sia una roba strana da dire, quindi scrivo a volte anche nei ritagli di tempo, ma a me capita di scrivere anche quando vado in vacanze, magari so, mio figlio e mia moglie dormono, io mi alzo e scrivo, ma anche senza nessuna finalità di pubblicazione. È una di quelle cose che, diciamo che è una forma alternativa di autoerotismo, questo va bene. No, guarda, è interessante questo. Io, per me è sempre terapia solitamente quando lo faccio, però autoerotismo anche ci sta Sì. Ma poi guarda assolutamente. che scrivendo, hai ragione, hai usato un termine giusto, perché scrivendo, quando poi tu rileggi, quando io scrivo, scrivo quasi come se fosse in un, non dico un delirio agonistico, ma una piccola febbre malarica. Cioè tu scrivi magari per 2, 3, 4, 5 ore di seguito, poi quando rileggi, a volte ti stupisci di quello che hai scritto. Non dico che non ti ricordi, ma ti stupisci che sia stato scritto in un determinato modo. E Sì, quindi vero. rileggendo i tuoi libri, a me è capitato anche di imparare delle cose su me stesso. Se tu parli con i cantanti, con i musicisti, con chi scrive le proprie canzoni, loro ti confermeranno che hanno imparato qualche cosa di nuovo su se stessi dopo aver composto e dopo aver ascoltato una canzone che hanno composto È loro, vero, perché è vero. gioca molto l'inconscio, quindi viene fuori. Sì, c'è parecchia psicologia, diciamo, dietro. Sì. Oltretutto, io ho un libro che tengo sempre sul comodino, anche qui dove ho mixer, microfoni, eccetera. È un tuo libro, che è Il grande libro del rock e non solo, che è praticamente un almanacco, per chi non lo sapesse. È una sorta di almanacco che ha scritto Massimo Cotto e che per ogni giorno dell'anno raccoglie delle piccole storie o degli aneddoti o degli anniversari relativi alla musica, insomma, alla storia della musica. E sei veramente pieno di storie, è una roba incredibile, non so come. Ma guarda che la cosa bella è che ogni tanto, sì, poi devi naturalmente essere curioso. C'è un film bellissimo della mia adolescenza che era Jules Le Gym di Sì. François Truffaut, che diceva che l'avvenire è dei curiosi di professione. Allora, se tu hai un po' di curiosità, ovviamente vai ovunque, ma guarda che a volte le storie arrivano da te. Cioè, non so, non sei soltanto tu che le cerchi. A volte mi capita di leggere un libro, non un libro, magari un articolo, magari semplicemente perché sono in treno, non so cosa diavolo fare, e ti arriva uno spunto. Quindi il mondo è pieno di storie, per fortuna l'arte è fatta per raccontarle. Allora, Massimo, io intanto ormai possiamo chiudere qui questa veramente intervista, questa chiacchierata più che intervista. A me la cosa bella che mi piace delle web radio è che anche una chiacchierata così molto rilassata, molto speriamo interessante per me sicuramente. Così la possiamo ascoltare integralmente e mandare integralmente. E io adesso ascolteremo al termine, insomma, di questa chiacchierata Thunder Road di Bruce Springsteen, visto che Grande. è un brano che è stato un po' il primo accordo della tua storia anche radiofonica. E mi incuriosisce un sacco. E chissà se lo scoprirai prima o poi il nome, insomma, chi poteva essere quello speaker che tanto ti ha ispirato quel giorno in macchina facendoti prendere quella Ma anche decisione solo per assurda. ringraziarlo, Eh perché poi sì, certo. lui non lo sa, ma ha cambiato la mia vita. Quindi, è vero che la mia vita l'ha cambiata Springsteen, ma l'ha cambiata anche chi ha raccontato quella storia. È vero, è vero. E niente, Massimo, ti ringrazio davvero. Inutile dire insomma, a chi ha ascoltato questa chiacchierata dove trovarti, perché hai pagina Facebook, hai social, sei in radio ovviamente la mattina dalle Allora, io 7:30 alle 9. sono uno molto da Instagram, quindi se volete è Massimo Cotto Official. Lo dico perché c'è un Massimo Cotto molto palestrato.
tatuato di cui non si vede la faccia, con un fisico della Madonna, non vorrei creare aspettative, non sono io. Non sei tu. Bene. E niente, concludo dicendo che per me resti veramente un pezzo di storia del giornalismo musicale italiano. Massimo, grazie veramente. Grazie, buona te, radio e buona musica. Spero di risentirti presto. Ciao. A presto. Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling. What I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your covers and study your pain because your lover's still. Bruce Springsteen con Thunder Road qui su 200esimi su RKO, siamo in diretta, sono le 16.01 di questo 16 ottobre, venerdì, noi ritorneremo anche venerdì prossimo, insomma, questa è la prima puntata, questa è Thunder Road di Bruce Springsteen, come detto, e il boss che tornerà, verrà pubblicato venerdì 23 ottobre, quindi settimana prossima, il suo nuovo disco che si intitolerà Letter to You. C'è già qualche brano che potete ascoltare, un disco particolare oltretutto perché è stato registrato dal vivo in studio con la E Street Band, che era una cosa che non succedeva veramente da un sacco di anni, e lui ha detto che è stato un modo completamente nuovo di registrare senza nessuna sovraincisione. Abbiamo registrato l'album in soli 5 giorni e si è dimostrata la migliore esperienza di registrazione che io abbia mai avuto. Poi c'è da dire che comunque si dice sempre che l'ultima cosa che si fa è la, diciamo, la più bella, la migliore, no? Quindi succede spesso anche questo. Comunque lo ascolteremo il nuovo disco di Bruce Springsteen e speriamo, insomma, vedere il boss dal vivo è una delle cose, probabilmente, che per chi è appassionato di musica è una delle cose da fare nella vita in generale, e chissà che i prossimi tempi magari riusciremo, insomma, prima o poi, usciti da questo delirio, a farlo. Allora, adesso parliamo un attimo di una cosa più pratica, una guida pratica, ok? Abbiamo parlato con Massimo Cotto di radio, web radio,
Abbiamo parlato di quanto è bello anche fare radio, ma come fare radio? Come si fa a fare radio? Ovviamente parliamo di web, quindi parliamo di di versioni, diciamo, più domestiche, più casalinghe. Non parliamo di podcast perché, come detto, ne parleremo in altre puntate, ma come si può creare una web radio? Allora, oggi ci sono intanto degli strumenti tecnologici che rendono semplicissimo questo aprire una web radio. Ma sostanzialmente che cosa serve? Ovviamente un computer, serve un abbonamento a delle piattaforme che danno appunto la possibilità di trasmettere. Una di queste è Spreaker, non lo dico perché siamo affiliati a Spreaker, ma semplicemente perché è quella che anche noi qui su RKO utilizziamo. Ci sono diversi piani di prezzo a seconda di quanto traffico di volume di ascoltatori c'è. Comunque potete andare e vedere un pochino come funziona, ed è facilissimo. Si scarica sul computer un piccolo programma e praticamente si può andare in diretta. Basta un microfono, a volte anche quello del computer è già sufficiente, e lì si parte. Attenzione ad una cosa molto importante, cioè i diritti d'autore, che per quanto siano una cosa odiosa da dover ogni volta rimettere in discussione o di cui parlare, però sono una cosa con cui dobbiamo fare i conti. Quindi c'è tutto il discorso di licenze, di capire come insomma gestire appunto in base alla musica ovviamente che si vuole mandare. Ci sono anche però delle musiche che non sono coperte da diritto d'autore, quindi anche quella può essere una cosa interessante. Ma arrivo in realtà a dirvi che potete anche fare il vostro programma con uno strumento in realtà che avete sempre o in mano o in tasca, e cioè il vostro telefono. Perché la cosa più incredibile di questi anni che viviamo è che i nostri telefoni hanno dei livelli di compressione audio. Quindi il registratore banalissimo del vostro telefono è un registratore col quale potenzialmente voi potreste registrarvi, montare magari, insomma, fare un piccolo editing del file e avere già una qualità sicuramente molto superiore rispetto a quella che magari c'era, non lo so, anche 10 anni fa. Interessante un'altra cosa, che visto che lo streaming, il broadcast, sta prendendo sempre più piede, ci sono diversi strumenti che sono stati creati. Ve ne dico due, uno è della Rode, l'altro è della Zoom, che sono delle aziende che si occupano di strumentazione audio. Quello della Rode si chiama Rodecaster Pro, mentre il prodotto della Zoom si chiama PodTrack P8, che uscirà oltretutto il prossimo mese. Sono delle console che vi permettono di praticamente registrare quello che può essere un programma radio, un podcast, eccetera. Ne riparleremo sicuramente in maniera un po' più approfondita, perché sono dei giocattolini molto interessanti. Ma la cosa degna di nota è che appunto se delle aziende decidono di investire nella produzione di questi prodotti, significa che per loro c'è chi se li compra, e quindi c'è chi è disposto anche a spendere dei soldi per appunto prendersi questi giocattolini, che non sono propriamente economici, costano più o meno sui 500 euro, diciamo. Però sono degli strumenti che permettono appunto di registrarsi il proprio programma, il proprio podcast, il proprio formato audio, ok? E quindi queste console, con eventualmente un computer, ma a volte funzionano anche da sole, e un microfono o due microfoni in base a quanta gente c'è, vi permettono anche di fare tranquillamente tutto in maniera autonoma, e anche con dei livelli molto professionali. Livelli professionali che ritroviamo anche in tante produzioni audio, perché oggi tantissimi artisti in realtà lavorano in cameretta. Sembra che un po'
la sala prove sia una dimensione di questi tempi veramente abbandonata quasi da tutti e anche ben prima in realtà della pandemia. Si lavora molto in casa, si lavora a produrre musica, a produrre audio. E moltissimi artisti si dedicano appunto a questo e in realtà hanno sviluppato anche tante competenze molto molto professionali. Per esempio Jacob Collier è uno di quelli che è un ventenne che in cameretta sua ha fatto dischi, ed è arrivato ad essere oggi un artista internazionale riconosciuto e ben voluto, diciamo, da tutti. E, parlando però di artisti emergenti, adesso ci andiamo ad ascoltare un brano di Emma Nolde. E, lei chi è? È una cantautrice di 19 anni, toscana, e non sappiamo se lei, diciamo, si è prodotta da sola tutto il disco, non credo, però è una cantautrice, cioè i brani sono i suoi. Disco interessantissimo che ha pubblicato recentemente il suo album d'esordio Toccaterra si chiama, che è uscito per Woodworm, Polydor e Universal Music, quindi non è dischetto autoprodotto ma un disco molto interessante. Sono 8 brani, io vi consiglio di andare ad ascoltarlo, tanto tra Spotify, YouTube eccetera. Ci sono sempre mille e uno modi per ascoltare dischi in uscita, ma noi adesso ci ascoltiamo un suo brano che si intitola Berlino. C'è anche un video su YouTube molto bello di questo brano. E ascoltatela perché questo è può essere una bella indicazione per capire dove sta andando anche il cantautorato moderno italiano. Se abbiamo dei riferimenti o pensiamo al cantautorato italiano degli scorsi decenni, abbiamo insomma diversi riferimenti, per esempio la scuola romana degli anni 90, eccetera, eccetera. E qui si sta invece sviluppando un cantautorato italiano nuovo ed è interessante scoprire come diversi artisti emergenti, ma ragazzi giovanissimi, hanno un modo veramente molto molto moderno di scrivere, soprattutto dal punto di vista musicale. Ineccepibile questo disco anche di Emma Nolde ha delle tantissime influenze, sonorità, eccetera, ma è proprio la scrittura in italiano dei testi che è veramente molto interessante. Nelle prossime puntate ne ascolteremo anche qualche altro esempio di questi giovani artisti, però intanto ci ascoltiamo questo brano, poi ritorniamo qui per la chiusura. È tardissimo, ma ce la faremo. Emma Nolde con Berlino. L'odore di lampone mi distrae se sta davanti. È difficile lasciare stare. Lo dico a chi me lo consiglia. Potessi vi farei sentire io che mai ero nella mia conchiglia. Non sai quante volte ho deciso di cambiare treno per finire dalla parte opposta. Però con te lo faccio apposta. Di non sorridere mai mi rende un po' più debole e stabile. Poi se ridi e poi ripenso solo a te. Ti immagino a scioglierti i capelli dentro un casino nel centro di Berlino, dove le scritte sui muri c'hanno un senso, non un orientamento. Per questo ci perdiamo troppo spesso. Vuoi fidarti se ti dico starei meglio che ci trasferiamo là quando è il momento. Giornata storta, è solo una cassa storta, è solo che non mi importa, se non puoi venire sarà un'altra volta là, è proprio un'altra vita, puoi stare da solo per mano, nessuno ti obbliga a stare lontano, da chi ti piace vado, vedo se trovo un altro impiego che non sia quello di rimanere sola. Di rimanere sola.
questo, per questo ci perdiamo troppo spesso. Ci trasferiamo là quando avrei tempo di buttare vecchie storie pur di fare un po' di spazio. Andate a vedervi il video di questo brano Berlino di Emmanold su YouTube, perché è molto bello anche il video che hanno fatto di questo brano. È un brano molto particolare, ma appunto andatevi ad ascoltare tutto il disco perché è veramente interessante. Allora, siamo arrivati praticamente alla fine, ce l'abbiamo fatta nonostante quasi problemi tecnici che ci sono stati oggi, l'emozione della prima puntata, ma voglio dire, normale, ci sta, la lunghissima intervista di Massimo con Massimo Cotto, e mezz'ora di intervista, ma ragazzi, questa è la web radio, c'è veramente la libertà, ne abbiamo parlato anche con Massimo delle web radio come nuovo avamposto, le nuove radio libere probabilmente. E quindi tutta questa puntata la potete riascoltare se vi siete persi, non lo so, l'intervista con Massimo Cotto, anche tutto quello che è successo in questa puntata. Potete riascoltarlo in podcast su Spreaker, basta cercare Due Centesimi RKO oppure attraverso il nostro sito rkonair.com, dal quale ovviamente potete ascoltarci, riascoltarci, eccetera. Noi ci risentiamo settimana prossima, venerdì prossimo. Io vi lascio con i miei Due Centesimi di oggi, che sono: fate radio, provateci. È come fare un corso di teatro, è come fare è come andare in palestra, è un hobby, è un'attività, è una di quelle cose che vi fanno bene. Cercate di registratevi la vostra voce e provate a riascoltarla, che quella è una delle cose che spaventano la maggior parte delle persone, perché poi ci si riascolta e si dice: oddio, la mia voce è terribile, fa schifo, non lo farò mai più. Fatelo, provate a farlo da soli col vostro cellulare, vi abituate quantomeno a quello, e cominciate a parlare davanti a un microfono, provate a fare questa cosa, perché veramente è una di quelle cose che vi può dare qualche cosa e magari veramente vi arricchirà, appunto come qualsiasi altra bella attività. Io sul finale ringrazio Paola Pagone della redazione di RKO, oltre ovviamente a Carlo Chicco, ringrazio anche Francesco Caggiula per la consulenza musicale in questa puntata. Vi lascio con un brano che si intitola Countdown dei Parcels, e noi ci risentiamo venerdì prossimo alle 15, sempre per il caffè. Il caffè però venerdì prossimo lo prendiamo prima, perché oggi siamo andati un po' lunghi. Venerdì prossimo alle 15, ogni venerdì Due Centesimi su RKO. Ciao!